devi scendere perché devi piazzare i blocchi. Mi sembrava strano di aver preso tutto. Avevo già fatto tutta la struttura ma ho sbagliato di un blocco. Sì, non possiamo più costruire oltre questo 256esimo blocco. Blocco qua, non mi sparare. Oh mio Dio, come l'ho schivata. Eccolo qua, zombie 1 e zombie 2. Perfetto, vedete lì l'esperienza che sta salendo. Eccolo qua che arriva fino a noi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Suriv e benvenuti in questo 70° episodio da Surivcraft. Sono qua sotto al raggio e alla spirale che abbiamo creato nell'episodio scorso, ma non l'ho ancora completata, cioè non ho ancora messo tutti i blocchi di ferro o di oro per potenziarla al massimo e avere i poteri anche in tutta questa zona qua. Infatti arriviamo con lo speed solo fino a qua, perché non è ancora a 4 piani, è solo un piano. Quindi in questo episodio ho deciso, come avevo annunciato nel precedente episodio, di andare a modificare la farm d'oro e renderla AFK. Cioè noi stando lì fermi prenderemo tantissima esperienza e tantissimo oro, perché adesso come adesso la farm è fatta in modo che dopo un po' che gli pigmen zombie spawnano vanno nell'overworld, dal nether vanno nell'overworld, e nell'overworld noi li uccidiamo con una pozione della healing che a noi ci cura ma a loro fa danno, e poi prendiamo velocemente la spada in mano dato che ha looting 3, l'effetto della spada viene applicato e noi prendiamo tanti drop. Il nuovo sistema di farming invece non prevede l'utilizzo della spada per looting, ma è più efficiente quando lasciamo il computer acceso e continua a farmare oro e anche esperienza. Noi basta che stiamo fermi in un punto e prenderemo entrambe le cose. Prendo i materiali che ci servono per questo progetto e ci rivediamo tra poco. E rieccomi ragazzi con tutti i materiali che ci servono per questo progetto. Ci servono 2 sticky piston, 2 slime block, 8 repeater, un po' di redstone, una leva e dei blocchi che con le slime block non si muovono, delle fornaci, delle crafting table, dei note block, quello che volete. Dato che ho tantissima cobblestone ho fatto delle fornaci. 7 di sabbia sui quali dovremmo mettere 7 cactus, ne ho presi il doppio perché sono sicuro che qualche sabbia mi cadrà o qualche cactus si romperà, quindi ne ho presi il doppio per sicurezza. Dei blocchi da costruzione ho deciso di utilizzare la polished andesite e del vetro e ho preso il light grey. Poi ci servirà anche un secchio che lo riempiremo con la lava, perché ci serve per spegnere il portale. Dato che nel nether non si può mettere l'acqua, utilizzeremo la lava. Già che ci sono, prendo anche un dispenser dentro al quale potremo mettere il secchio per accendere o spegnere il portale. Magari in uno mettiamo il dispenser, nell'altro non so se l'accendino fa il lavoro che ci serve, cioè accende il portale dentro un dispenser, se no dovremo usare le fire charge, cioè le palle che lanciano i ghast. Quelli si possono anche craftare se non sbaglio e potremo utilizzare quelle per accendere il portale. Quindi adesso ci rivediamo sulla nostra farm d'oro sopra il tetto del Nether. A dopo. Ok ragazzi, eccomi la nostra farm d'oro. Questa è la struttura che avevamo creato un bel po' di episodi fa, non mi ricordo a che episodio l'ho creata. E adesso andremo a modificare. Innanzitutto sposto questo qua via da questa piattaforma, da questo corridoio qua, perché devo fare delle modifiche qua. Vi spiego innanzitutto il principio, cioè come funziona questa farm. Andremo a fare una cosa del genere. Andremo adesso a rompere dei blocchi, questo, ok. Però qua devo stare molto attento perché devo scendere e piazzare dei blocchi. E non so come fare, magari lo faccio da quella parte così proseguo. Quindi i blocchi da rompere sono quello, questo, uno alternato, li rompiamo. Perché? Perché qui andremo a mettere i 6 cacchi. 1, 2, 3, 4, 5 e ancora un buco, perfetto. Poi qui innanzitutto rompiamo, cioè disattiviamo il portale con la lava. Poi lo faremo in modo automatico. Potrei già farlo, sì. Ok, ci mettiamo i 2 dispenser, dovrei averne, eccoli qua. Uno che punta, speriamo di non entrare, così, no, non riesco a piazzarlo. Vabbè, spengo la lava e poi gli piazzo. Quindi lava qui, dobbiamo essere veloci a metterla e toglierla in questo modo e si rompe il portale. E questa cosa qua la faremo con un dispenser che sarà piazzato in questo modo. E qua sarà un dispenser che l'accenderà, ma uno più avanti, quindi qui. Ok, perfetto. Dietro di questi 2 dispenser metteremo semplicemente 2 leve. Dovremmo essere veloci ad attivare e a spegnere, perché per mettere e togliere la lava dovremmo farlo azionare 2 volte in questo modo, cioè dobbiamo premere 4 volte. Perfetto, metterò la lava e l'accendino dopo. Prima vado a fare la cosa che volevo fare. Mi serve una botola. Per fortuna ho preso il legno, posso craftarmela. Perché mi serve una botola? Perché non cadranno più da qua gli zombie, ma cadranno più indietro. Da qui invece arriverà dell'esperienza. Adesso anche qui per sicurezza ci metto una botola e poi naturalmente qua, questa qua l'apriremo perché arriverà l'esperienza da lì sotto. Allora iniziamo. Devo piazzare dei blocchi giù, quindi vado giù da questa parte. Devo piazzare dei blocchi a questa altezza qui. Sì, penso di sì. Ho preso della terra ma non ne ho abbastanza. Vediamo di prendere del polish d'andesite, che ne ho tanta. E andiamo in quei punti lì sotto di uno, perché sopra di quelli poi sarà la sabbia e poi il cactus. Vediamo se riesco a piazzare i blocchi qui. Ehi, non giochiamo brutti scherzi. Dovrei poter piazzarlo qua giù.
Sì, perfetto, lì. Vediamo se riusciamo a saltarci. Perfetto. Adesso dobbiamo andare lì. Vediamo un po' di arrivarci. Ok, andiamo più in là. Beh, piazzo questi blocchi qua, vi faccio vedere com'è venuto. E ok, guardate un po', tutti i blocchi sono piazzati. Adesso lì sopra andremo a mettere la sabbia e sopra di quella i cactus. O meglio, i cacti, perché il plurale di cactus è cacti. In quanti di voi lo sapevano? Scrivetemelo nei commenti. Quindi mettiamo qua la sabbia. Qua ho sbagliato di un blocco perché l'avevo rotto da sotto. Qui. E mettiamo un stone slab così, altra sabbia, qui, perfetto. Qui sopra adesso metteremo il cactus, ma dobbiamo rompere qua ai lati, questo qua e questo qua, perché sennò sdroppa. Mentre la parte superiore che crescerà sdropperà perché toccherà questi slab qua. Inoltre mi servono altri slab, vado subito a farli perché sennò quando i pigment zombie sono sopra al cactus potrebbero uscire fuori, cadere ai lati, perché il percorso che faranno loro sarà sempre questo. Quando loro arriveranno da qua, cercheranno di attaccarmi, passeranno per tutti questi cacti qua. Eccolo qua, come quello lì ha preso danno. Arriveranno in questo punto e cadranno giù. Cadranno di 15 blocchi. E l'altezza di 15 blocchi più il danno del cactus li fa morire perfettamente al quindicesimo blocco. Mentre qui volevo fare una cosa del genere. Alzarmi qui di due blocchi. Ok, lo stesso da quella parte, non lì. Qui, questo qua e questo qua. Perfetto. Ok, intanto i mini zombie passano. Devi scendere perché devo piazzare i blocchi. Vai da qualche parte. Ok, qui. In questo modo, anche se noi saltiamo, non riusciamo ad arrivarci oltre questa barriera qua. Quindi la facciamo lungo tutta questa striscia qua fino all'ultimo cactus qua. Perfetto, ho fatto tutto. I cactus li metto alla fine quando romperò questo blocco per evitare di farmi male. Quindi arrivati a questo punto, dopo due blocchi mettiamo una botola. Vediamo se ce l'ho ancora. Sì, ce n'è una, giusto, quella che mi serve. E la mettiamo in questo modo qua. Perché? Perché in questo modo quando loro arriveranno si spingeranno e cadranno giù. Mentre se la mettessimo da questa parte, può essere che loro si spingano talmente troppo che qualcuno potrebbe finire sul bordo di questa qua, ma da questa parte. Mentre in questo modo se si spingono troppo, qua metteremo un blocco, loro cadranno sicuramente giù. Il blocco che andremo a mettere qua è una cobblestone wall in questo modo. Qui sopra uno slab qui, perfetto. Così loro si allineeranno perfettamente con il punto dove devono cadere. Spero di non cadere dietro. Ok, tutte sono aperte, quindi cadranno esattamente qui. Adesso dobbiamo scendere ancora con le nostre scale perché dobbiamo scendere da quel punto di 15 blocchi. Quindi vado giù di un po' di blocchi. Adesso non so, vediamo un po'. Qua sono al blocco di Y252, quindi devo andare più o meno sui 138, o scendo anche di meno, così facciamo meglio dopo a creare un circuito di redstone che dobbiamo fare. Ok, 230, quant'è che devo scendere? Non mi ricordo più. Va bene qua, direi. Mi alzo di un po', piazzo il blocco, perfetto. Adesso creo un tunnel di vetro in verticale dove loro andranno a cadere di 15 blocchi e poi lì sotto metteremo degli hopper. Ecco cosa mi sono dimenticato. Mi sembrava strano di aver preso tutto. Vabbè, li prenderemo dopo. Intanto c'è un ghast che cerchiamo di uccidere, perfetto. Quindi faccio questo tunnel di vetro, così li vediamo mentre cadono e vediamo anche l'esperienza poi risalire, perché dobbiamo fare due tunnel, uno in quel punto lì dove cadranno, poi nell'esperienza i drop verranno spinti e risaliranno in quel punto lì dove abbiamo messo la prima botola. Creo questi due tunnel verticali, poi ci rivediamo per piazzare gli hopper, dato che faccio un taglio vado anche a prenderli, e poi creiamo il circuito che ci serve per prendere i drop e per portare l'esperienza fino là in alto. A tra poco. Ok ragazzi, sto tornando su e mi manca solo un'ultima cosa. Avevo già fatto tutta la struttura ma ho sbagliato di un blocco, sì. Mi mancava un cactus, ne avevo messi 6 invece di 7, ma ho già rifatto tutto ormai. Adesso vi faccio vedere. Quindi qua manca l'ultimo cactus. La smette questo qua di spararci? Poi non so perché appena guardo in alto sparisce. Perché qua siamo già ai limiti, vedete che le sue bombe non arrivano neanche a me. Ma se gli sparo dovrebbe morire, vediamo. È lì, ok. Guardo in alto e gli sparo, perfetto. Stavo dicendo, per fortuna ho la sabbia qui in una cesta qua sotto e ho anche i cactus, perfetto. Poi qua inoltre volevo fare un'altra cosa. Non ho abbastanza slab, quindi lo facciamo di cobblestone. Voglio mettere le slab anche qua sopra, perché poi quando noi staremo a FK in questo punto qua, almeno nessun gas neanche dall'alto ci potrà vedere. E di qua, dato che è tutto chiuso, non ci possono già vedere. Quindi faccio anche degli slab di cobblestone. Ok, vediamo un po', 60 dovrebbero bastare. E li metto lungo tutta questa striscia qua in alto. Anzi no, più in alto di uno, perché poi loro saranno sopra il cactus. Mettiamo un blocco per vedere. Ok, voglio metterlo qua.
Perfetto, non dovrebbe esserci problemi in questo punto ed è anche sul blocco inferiore. Se non sbaglio, oltre a quel blocco non possiamo neanche più costruire. Proviamo a vedere. Se metto la sabbia qua, mi dice ok, non possiamo più costruire oltre questo 256esimo blocco. Perfetto, quindi potremo mettere qui i blocchi, così anche se loro saltano ci sbattono la testa al massimo e va bene così. Metto qua e anche un blocco più indietro, o magari no, vediamo un po' se da lì vedo quel blocco qua. Se stiamo qua, l'unico gas che potrebbe vederci è in quella zona lì, a meno che io metta un blocco qui. No, va bene, lascio fino a lì e lo porto lungo tutta la striscia in questo modo. Ok, tutta la striscia è fatta, adesso non resta altro che, per adesso rompo qua, rompo questo blocco, metto i cactus in questo modo qua. Questo possiamo romperlo? Sì. Rompiamo pure questo. Ci allontaniamo indietro mentre mettiamo i cactus. Perfetto, così anche l'ultimo è piazzato. Qui mettiamo il nostro cobblestone wall e qui ci mettiamo un slab. In questo modo vengono allineati esattamente alla botola che c'è di lì. Questa invece sarà la botola finale e mettiamo uno stone slab in questo modo, così l'esperienza potrà arrivare qua su da noi. Perfetto, dovrebbe essere tutto finito. A questi due posso metterci dentro le loro rispettive robe, qua la lava e qua il flint and steel. Ci manca solo un'ultima cosa da fare, è mettere uno zombie pigman costantemente arrabbiato con noi. Intanto lì gli zombie muoiono, vabbè. Quindi facciamo delle strutture che escono fuori da questo punto. Vediamo un po', utilizzo gli cobblestone là perché gli altri non ne ho abbastanza. Mi allontano di uno e due blocchi per poi fare una struttura di 3x3 in questo modo qua. Questo è sbagliato. Ok, così e gli mettiamo intorno i cobblestone wall. Perfetto. La stessa cosa la rifaccio di qua perché non mi piace la simmetria e quindi lo rifaccio da entrambi i lati. E perfetto, anche questa parte è fatto. Qui cosa ci dovremmo mettere? Ci dovremmo mettere due pigmen zombie con delle name tag, così quei due pigmen zombie non despawneranno mai perché appunto hanno delle name tag. Ma continueranno a richiamare gli altri per farli aggrare contro di noi. Cioè loro faranno il loro richiamo per dirmi di attaccarmi per i pigmen che spawneranno nuovi. Qua possiamo rimettere i blocchi, ma voglio fare una cosa del genere. Vediamo, questi sono slab, non possono spawnare qua. Esatto. Sotto questi non so cosa ci sia. Vediamo un po'. Ok, altri slab. Quindi rompo questi qua perché voglio far spawnare dei zombie pigmen in questa zona qua, che saranno poi messi in quelle due celle lì. Poi qua in alto, oltre alla crafting table, volevo mettere una chest, vediamo se ce l'ho, ce ne ho 4, ma queste servono per il sistema giù che devo ancora fare a proposito. Quindi vado a prendere delle name tag, non so se ne ho due, forse ne ho solo una, ma potrei scambiare la seconda con il villager. Dov'è il ghast? Vabbè, stavo dicendo che la seconda name tag potremmo prenderla, dato che la carta ce ne abbiamo, potremmo scambiarla con il villager. Intanto vi spiego qua cosa ho fatto. Prendo degli cobblestone perché andrò a fare la struttura qua che ci servirà per far attivare quei due pistoni che ho messo, che vi faccio vedere adesso a cosa servono. Mi avvicino un po' così, in questo modo, perfetto. Perfetto, per spiegare un po' cos'è tutta questa roba qua. Allora, da qui cadranno gli zombie pigmen e moriranno qua, qui dentro. Adesso entro dentro per spiegarvi meglio. Ok, qui cadranno gli zombie pigmen e moriranno qua. I loro drop verranno raccolti da questo hopper qua. E questo pistone spingerà in avanti l'esperienza e anche forse un po' di drop, ma saranno una minoranza quelli che andranno persi. Quindi quando questo slime block spinge l'esperienza, l'esperienza finisce qua. E questo slime block qua, con sotto il pistone, si attiverà e farà andare sull'esperienza fino a quei blocchi lì. Da lì poi riusciremo a prenderla noi. Qua ci vogliono delle fornaci perché quando questo slime block verrà qua avanti non devono spostarsi questi blocchi, e lo stesso vale per questi qua. Mentre questo l'ho reso un blocco mobile perché a volte arrivano degli zombie pigmen magari con qualche armatura o qualcuno non muore quando arriva qua. Allora ci penso a questo blocco che si sposta insieme allo slime block che li fa soffocare. E adesso possiamo uscire da qui, prendiamo il vetro, dov'è? Eccolo qua, rimettiamolo qua e qua. Lì sotto deve stare vuoto perché c'è il passaggio. Mentre per prendere dei drop che magari cadono su quel blocco lì di polished andesite, ho deciso di mettere sotto quel blocco un minecart with hopper in modo che vengano presi i drop. Intanto faccio un piccolo timer. Il più semplice dei timer lo faccio semplicemente con i repeater a quest'altezza, no? Magari più sotto di uno. In questo punto potrebbe andare. Sì, perfetto, lo faccio con questo blocco qua perché ce ne ho di più. Quindi facciamo una zona 3x3, anzi no, un 2, 4x4 perché ci servono i due repeater ai lati. Quindi prendiamo i repeater, 8, perfetto. Così, un 2, perfetto. Altri due qua, due qua e due qua. Tutti al massimo. Ok, perfetto. Mettiamo la redstone qui, qui
qui e qui, ci allontaniamo di un blocco da questa parte e da qui saliamo di tanti blocchi quanti servono per arrivare al nostro pistone, questo qua. Così, perfetto. Redstone fino a qui. Questo blocco ci serve per metterci su una leva che servirà a far partire il timer. Perfetto. Mentre questa redstone qua la portiamo a questo pistone qua. In questo modo. Qui. Ok. Ancora di uno. E poi qua. Altra redstone messa in questi punti qua che va fino a quel pistone lì. Perfetto. Adesso noi attivando e spegnendo questa leva facciamo partire il timer. Vedete che prima si spinge quel pistone. Poi sale quello. E intanto il timer continua a girare. Quando ritorna qua, attiva prima quello, poi quello e così continua. Adesso per spegnere, per adesso togliamo questo blocco di redstone, lo rimettiamo, aspettiamo ad attivare il tutto. Vado a prendere la name tag che ci servirà per questo zombie villager che non despawnerà mai. Questi blocchi qua li lascerei anche quasi quasi perché potrebbero servire, se anzi serviranno sicuramente, mi stavo già dimenticando di mettere le ceste nelle quali andranno i drop dei mostri. Io non ho neanche con me una rail, forse ce l'ho giù, quella lì potrei risparmiarla, ma dato che devo tornare per la name tag prenderò anche quella per mettere il minecart. Quindi mettiamo un paio di blocchi qua per mettere la nostra prima chest. Potremmo già metterla a questo livello, ma vorrei fare qua lo smistamento che abbiamo là sotto, cioè in modo che le spade vengano distrutte automaticamente. Intanto metto due chest qui. No, non posso metterle qui perché dopo devo prendere anche gli oggetti dal minecart. Prendo l'ascia, prendiamo questa chest qua. Non posso mettere le chest, quindi ci metterò un altro hopper puntato in quella direzione. Vediamo un po'. Qua si va il minecart dove sono adesso io. Quindi questo va ancora in giù e sotto di un blocco possiamo farlo puntare contro a questo blocco qua. Non mi sparare. Oh mio Dio, come l'ho schivata. Ho rischiato di morire. Bene, quindi qua sopra ci sarà il minecart, di qua l'altro hopper e qua le prime due chest. Le mettiamo in questo punto qua e qua, le altre due qui e qui, e qua sotto un altro hopper che punta verso questa chest qua. Così, quando quella chest è piena, inizierà a riempirsi questa chest qua. Mentre qua non so se possiamo mettere il minecart in questo modo. No, infatti ci serve una rail. Perfetto, vado a procurarmi la rail e la name tag per finire il tutto. E avremo finalmente la nostra farm AFK di oro ed esperienza. Allora, vado a prendere tutto adesso. Ok ragazzi, rieccomi, ci sono con il rail e il minecart, quindi facciamo una cosa del genere, piazziamo qua questo e questo e tutte le cose che mettiamo qua dentro dovrebbero finire in questa chest qua. Perfetto. Quindi questo minecart prenderà i drop che ci saranno sopra questo blocco qua. Perfetto. Adesso speriamo che siano spawnati gli zombie pigmen qua, su questa striscia qua che avevamo tolto gli slab, e ho preso le due name tag, però non ho preso le pale da neve. Perché le pale di neve? Perché non recano danno agli zombie. Ce n'è uno lì. Ciao zombie pigmen. Ho preso le name tag, le ho rinominate in zombie perché sono gli zombie pigmen. Vabbè, a parte la mia fantasia, qui mancano le pale di neve, perché così colpiremo quei due lì con le pale di neve e gli altri ci si aggreranno contro e non rischiamo di uccidere quelli lì o con le frecce o con altre cose. Quindi adesso per prenderli dovrei fare una cosa un po' strana. O li porto qua con delle rail, potrei rompere questo portale e collegarmi, portare qualche zombie pigman da questa parte. Sì, direi che è la soluzione più veloce, ma lo faccio off camera. E vado a prendere anche le pale di neve per finalmente provare questa farm d'oro ed exp. A tra poco. Ok ragazzi, sto portando il secondo zombie, ormai li ho nominati così. Non è stato difficilissimo, il primo ad esempio l'ho portato fino a metà del ponte e poi si è andato da solo in questa struttura. Perfetto, anche il secondo è fatto e non devo rompere questi perché devo ancora dargli il nome. Quindi anche qua devo ancora riaprire. Perfetto, così. Così. Ok, adesso non hanno ancora un nome, ma entrambi sono in posizione. Ho messo qua due chest con delle pale di neve e le due name tag con zombie. Eccolo qua, zombie 1 e zombie 2. Perfetto, qui possiamo richiudere in questo modo e anche qua. Noi stando qua gli lanceremo le pale di neve per fargli arrabbiare. Questo qua meglio romperlo, così non possono spawnare nuovi lì. E lo stesso da questa parte, qui rompiamo questa striscia qua. Perfetto, tolgo anche il ponte che avevo fatto lì per prenderli da questa parte, quindi questo lo rompo. Lì c'era questo qua e così, rompiamo tutto questo, ci mettiamo degli stone brick come era prima e rimettiamo le slab in questo punto. Perfetto, dovrebbe essere tutto pronto e proviamo subito la farm. Ho finito le slab. Bene, metto queste qua, anche qua, così almeno
inizia tutto in Stonebreak. Anche qui direi che possiamo chiudere per adesso. Dovrebbe funzionare tutto, speriamo bene. E direi subito di provare per sicurezza, dato che voglio stare qua un po' AFK, mi tolgo tutta l'armatura e tutti i drop, cioè tutte le cose che ho, le poso in una chest per sicurezza, non si sa mai. Ok, adesso posso prendere delle pale di neve, mettermi qui, e da qui non riesco a lanciarle. Quindi mi metto in questo punto e... Ok, mi mancano dei blocchi. Così, perfetto. E adesso possiamo provare finalmente la nostra farm. Ok, iniziamo a colpire. Chi colpiamo? Lo zombie 1 o lo zombie 2? Colpiamoli entrambi, questo. E vedete che tutti là in fondo iniziano ad arrivare da noi da questa parte. Noi apriamo questa botola da dove inizierà ad arrivare l'esperienza. Anzi, non arriverà l'esperienza perché giù non ho attivato niente. Lì c'è uno zombie che mi ucciderà sicuramente. Devo pensarci prima. Adesso devo riprendermi l'armatura perché non voglio morire. E la spada e anche l'arco con una freccia. Perfetto. Rimettiamoci l'armatura. Vado giù a uccidere questi qua. Devo prendermi anche dei blocchi perché devo costruire fino alla leva. Per attivare il tutto. Potrei mettere anche da questa parte la leva, ora che ci penso. Oh mio Dio, non mi attaccare perché sennò qua cado giù. Ecco, mi metto qua e lo attacco in questo modo. Dovrebbe morire a momenti. Già che sono qua, evito ogni punto per il loro spawn, così non possono più spawnare in nessun altro punto. Bene, attivo il tutto, così, perfetto. E qua posso rompere, non ho il piccone. Sistemo questa cosa. Ok, mi ero dimenticato anche di aprire quella leva lì. Perfetto, l'ho aperta adesso. Ci rimetto lo stone wall. Dov'è che ce l'ho? Perfetto, ce n'è ancora. Metto qua com'era. Potrei anche evitare quasi quasi. Anzi, no, potrebbe venire qua un mini zombie. Perfetto, metto questo e lo stone brick slab che era qua. Tutto dovrebbe funzionare. Vado a sistemare la cosa giù, che non voglio che ci siano altri spawn. Quindi mi faccio delle slab di qualcosa. Queste qua potrebbe andare bene, sì. E vado a coprire tutti quegli spawn, punti di spawn che potrebbero far nascere degli zombie qua in basso. Quindi qui, in questo modo, perfetto. Lì non spawna da nessuna parte. Tutta questa terra e tutta questa cosa potrei toglierla. Ok, tutta la terra è tolta, ho piazzato gli slab e adesso finalmente possiamo provare la farm. Mi risvuoto l'inventario e mi metto in posizione. Ok, attacchiamo lo zombie 1, zombie 2 di nuovo e dovrebbero iniziare a venire qua tutti quanti. Che non funziona? Ehi, vi ho attaccato io. Ok, c'è qualcosa che non va. Devo attaccare qualcuno dei nuovi, forse dei nuovi spawnati? Sì, mi sa di sì. Però adesso dovrebbe funzionare, dato che quelli lì sono arrabbiati, dovrebbero far arrabbiarci tutti gli altri. Vediamo, mettiamoci qua. Ok, tutti stanno morendo, a parte uno che non è morto. Vabbè, gli arriva il pistone che dovrebbe ucciderlo al più presto, spera. Comunque l'esperienza, come vedete, sta arrivando fino a noi, eccola qua. Vedete lì l'esperienza che sta salendo, eccola qua che arriva fino a noi. Ci sono anche alcuni drop che salgono, ma la maggior parte finisce nelle chest là sotto. Perfetto, ragazzi, tutto l'impianto funziona. Abbasso leggermente i suoni della Hostile Creature ancora un po', ok. E direi che con gli zombie pigmen che arrivano contro di noi in questo modo, questo episodio può finire qua. Quindi ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo episodio e di questo progetto qua. Commentate se volete darmi dei consigli. Quindi lasciate un mi